Milano ospita fino al prossimo 17 settembre la mostra che illustra attraverso oltre 150 opere le storie degli artisti italiani che hanno viaggiato, soggiornato, lavorato, esposto negli Stati Uniti e in particolare a New York. O anche solo immaginato il nuovo mondo, tutti alla ricerca di uno spirito più libero o di modelli differenti rispetto all'Europa. Il percorso espositivo, dal titolo New York, New York, arte italiana, la riscoperta dell'America, parte dal Museo del Novecento, con le opere di De Pero e De Chirico degli anni venti del Novecento, per terminare alle Gallerie d'Italia con le opere dei tardi anni Sessanta, da Consagra a Schifano. Un racconto articolato e complesso, che parte dagli anni venti, quando Fortunato De Pero, futurista di primo piano, si reca per un lungo soggiorno negli Stati Uniti, diventando così simbolicamente il punto di partenza dell'incontro con la realtà americana. The greatest Simpsons family adventure of all time. Buon compleanno ai Simpson che compiono 30 anni. Il 19 aprile del 1987 viene trasmessa per la prima volta sulla televisione americana una puntata del cartone diventato oggi la serie televisiva animata più longeva e amata. A distanza di 30 anni la serie animata non ha arrestato il suo successo. Nominati perfino per un Golden Globe, i Simpson hanno ottenuto 32 Emmy Award e 8 People's Choice Award. I personaggi del cartone creato da Matt Groening portano il nome dei suoi reali familiari, i genitori Homer e Marge e le sorelle Lisa e Maggie. Bart avrebbe dovuto chiamarsi Matt come il fumettista, ma scelsero di dargli il nome che conosciamo in quanto anagramma della parola Brat, che tradotto vuol dire monello. Città del Messico, 16 ottobre 1968. Sul podio dei 200 metri salgono due atleti americani, Tommy Smith e John Carlos, e l'australiano Peter Norman. Non sarà una premiazione come tutti se la immaginano. Smith e Carlos alzeranno i pugni al cielo, coperti da un guanto nero, e la loro testa si chinerà. Una delle immagini più forti del Novecento, che ha ispirato il lavoro di Lorenzo Iervolino nel libro 35 secondi ancora, che ricostruisce con passione una storia che forse in tanti hanno dimenticato. Da lì a oggi, chiaramente è passato quasi mezzo secolo, ma se ci affacciamo a quello che sta avvenendo ultimamente nello sport americano, dei campi di football soprattutto, ma anche quelli di basket, ultimamente dalle piste ghiacciate dell'NHL, quindi dell'hockey, per chi è appassionato di sport a stelle e strisce, vedrà come si sta riaccendendo fortemente il legame fra sport e politica, soprattutto e principalmente per quello che riguarda la presa di posizione di atleti afroamericani per gli afroamericani. L'idea, la base del libro, come ti è venuto in mente di affrontare questo argomento? Oppure sei rimasto affascinato dalla storia di Tommy Smith e John Carlos? Come sai, gli stimoli per innamorarsi di una storia ci circondano, anzi a volte spesso ci attanagliano. Quando è che diventa ossessione? Lo diventa quando si accende, no? Improvvisamente una lampadina, un faro o una torcia. In questo caso, fra i vari, tantissimi stimoli che ho ricevuto, c'è stata una frase in particolare di John Carlos, il pugno sinistro di quel podio, il corridore arrivato terzo, medaglia di bronzo, quando molti anni dopo si ritrova davanti a ai suoi studenti aprendo un libro di storia, ad accorgersi che ancora una volta su quel libro, come in tante altre occasioni, avevano mostrato l'immagine del podio senza raccontarne la storia. Ecco, quindi forse ho capito, per il pubblico italiano, per i lettori, per gli appassionati italiani, valeva veramente la pena mettere insieme i pezzi di questa storia e raccontare cosa c'era dietro a quell'immagine. Non è solo un libro di sport. Tu hai conosciuto uno dei due campioni olimpici, sei stato negli Stati Uniti, hai raccolto testimonianze, hai incontrato le persone che hanno vissuto quei momenti. Che idea ti sei fatto? Beh, dal punto di vista metodologico i libri si possono scrivere in tanti modi, no? Non c'è un meglio o un peggio, semplicemente riagganciandomi alla parola che ho detto prima, all'ossessione, poi ti trovi posseduto a fare delle cose. Io in questo sono stato recidivo, visto che per un
libro precedente dello stesso progetto, sempre con la casa editrice 66 and Second, dedicato al calciatore Socrates, mi sono trovato poi a partire, a percorrere chilometri, a riandare sulle tracce di persone, cose, fatti e luoghi. E anche questa volta è stato così. Ho avuto il piacere di passare del tempo con Tommy Smith e con sua moglie, che è il suo manager, Delois. Per vari motivi personali questo non è stato possibile con John Carlos, quindi il libro ha anche questo tipo di contenuti, il fatto di avere documenti di prima mano, interviste, ritornare sui luoghi, e ci tengo a dirlo anche in questo libro in particolare, sono andato a rintracciare anche chi ha ispirato questi due atleti e chi ha ricevuto poi, come se fosse il tracciato finale di una staffetta, il testimone di questa ispirazione. Sono sempre stato convinto che gli esseri umani debbano migliorarsi. Qui a The Circle possiamo esprimere tutto il nostro potenziale. Usando al massimo le nostre capacità, non esistono problemi che non riusciamo a risolvere. Le possibilità sono infinite. Esce nelle sale The Circle per la regia di James Ponsold, con Emma Watson e Tom Hanks. In un futuro non molto distante, le terribili conseguenze della tecnologia si scontrano con il desiderio di essere ascoltati, in un mondo in cui la presenza online è tutto e il numero di follower indica il vero potere. Abbiamo sempre amato viaggiare, abbiamo visto un sacco di cose e ora la nostra realtà è filtrata da tutto questo. In tale contesto si dipana il racconto di Mae Holland, una giovane donna affamata di successo e carriera. Unitasi alla Circle, colosso dei social media, brucia rapidamente le tappe, fino a quando, spinta dal fondatore dell'azienda Eamon Bailey a stare costantemente di fronte alle telecamere, sarà costretta a lottare per mantenere la propria identità.